Io uso 2/3 modi per fare il mix quando decido di lavorare così. Allora, innanzitutto ho tre canali dove questa prima traccia, ok, è intro voice e va bene. Poi invece le altre due proprio immaginiamo come se fosse il deck 1 e il deck 2. E quindi giustamente ce le andiamo a rinominare. E cosa metto di solito dentro il canale? Vado a mettere un equalizzatore a tre bande che va in sostanza a simulare quello che è il mixer classico, con solo tre bande, un autofilter, l'utility che mi va a simulare il fader del mixer e poi questo knob fade to gray che è un audio effect interessante. Che si trova all'interno delle Audio FR Track. Se noi andiamo dentro le Audio FR Track, ci sono quelle per performance in DJ, ce ne sono un tot e a una certa, ecco, c'è knob 1 fade to gray, che è super banale perché poi lui appunto nella macro ti dà solo un knob, però fa un effetto secondo me carino per fare appunto tutte queste transizioni all'interno di un podcast come aggiunta rispetto al mixing classico. E quindi una volta creata, inserita questa catena, non faccio altro che metterla anche sull'altro deck, così ho tutto. E in aggiunta però me la vado a mettere anche su una mandata, l'ultima, quindi questo fade to gray, perché dà un effetto diverso. Invece questa qua nella seconda traccia di ritorno ho messo il delay con un frequency shifter che è quello che ho usato all'inizio per la voce e niente, per fare una piccola variazione. Qua di nuovo un altro era sempre per la voce, poi non c'è niente di obbligatorio fisso, cioè questo è come lo faccio io, fare ancora un delay frequency shifter ma anche un EQ8 che va a creare questa. Diciamo, mettere così un equalizzatore e utilizzando, cioè mandando le voci, fa sì che ci sia quell'effetto un po' telefono, sulla voce, quindi non la voce, diciamo, pulita e magari appunto con il delay e poi facendo anche dei cambi, automazioni, piuttosto che mettere shiftata in basso la voce, è un effetto carino nelle transizioni. Adesso lo andiamo a sentire. E quindi un primo modo di mixare, cioè di fare il mix tra due tracce è quello di allinearle proprio come se uno stesse suonando con i CDJ piuttosto che con i vinili. Quindi tendenzialmente parto andando a mettere l'utility ridotta in modo che sia un fade in come uno farebbe col mixer e andando soprattutto poi si può giocare anche col mid e l'high, però soprattutto a togliere le basse per ovviamente non dare fastidio. E ascoltiamo brevemente questo, diciamo, primo metodo e vediamo l'effetto che fa. Quindi, un po' prima.
qua sul finale, dopo la transizione, sto usando il fade to gray che fa questo effetto qua di delay, che è carino per sfumarla. In questo caso è un primo metodo.